Benvenuto Roberto, grazie di questa tua disponibilità a questa intervista. Come al solito leggo velocemente un'introduzione all'intervistato, una sua piccola biografia, in modo tale che chi non ti conosce ha dei riferimenti. Allora, tu sei Roberto Ferrari, biologo, insegnante di yoga e istruttore di mindfulness. Come biologo ti occupi di entomologia ed etologia cognitiva degli insetti sociali attraverso i modelli di autopoiesi, enazione ed embodiment, in collaborazione con l'Università di Bologna. Dal 1991 insegni Hatha Yoga e meditazione. Dal 1993 sei stato allievo di meditazione di Franco Bertossa, con il quale sei coautore del libro Lo sguardo senza occhio. Sei autore di pubblicazioni nel campo della filosofia della mente e dei consciousness studies. Sei mindfulness trainer dal 2012, in seguito al master biennale presso l'Università di Firenze. Nel 2018 hai fondato il Centro di Mindfulness Mente e Vita presso l'associazione Asia Modena ed operi in diversi progetti di ricerca in ospedali, scuole, carceri. Su queste esperienze hai di recente pubblicato un libro dal titolo Un respiro alla volta, storie di mindfulness in oncologia e tra gli animali. Svolge attività di docenza per la formazione di insegnanti yoga presso Asia Bologna, formazione di psicoterapeuti presso la Scuola NUS di Milano, e istruttori mindfulness presso il Master Mindfulness Pratica Clinica Neuroscienze in Università La Sapienza di Roma. Partiamo con la prima domanda che in questo format è sempre uguale per tutti, come è anche l'ultima. E la prima domanda è questa che ti rivolgo. Qual è il filo rosso? La domanda di fondo che sin da quando eri ragazzo ti guida nella tua ricerca professionale e personale? Iniziamo subito sul personale, volentieri. Direi che prima di tutto è un sentimento, ed è un sentimento duplice in realtà, che poi è diventato domanda in qualche modo. Ma forse il sentimento che più mi ricordo è un senso di fortissimo estraniamento dalla realtà. Io ero un bimbo convinto che l'unico essere cosciente ero io e erano tutti dei robot o comunque delle creature messe lì in qualche modo. Non riuscivo a immaginare come, facevo delle ipotesi. E che anche il mondo, che anche la realtà fosse qualcosa di assolutamente proiettato, di cui non potevo avere nessuna certezza. Quindi forse una domanda che è nata da questa prima parte del sentimento è stata proprio sulla realtà, cioè cos'è la realtà del mondo, cos'è la realtà di me stesso. Anche se ovviamente da bimbo, da ragazzo facevo fatica a dirmela così, ma il sentimento era quello, ma che sta succedendo? Cioè, cosa sono tutti? Cos'è questo? E dico duplice perché c'era un altro aspetto che era non solo il rapporto con la realtà, ma il rapporto anche con il senso di tutto questo, con questo immenso mistero che era tutto l'insieme della vita, del mondo, delle cose. Questo fatto di esserci, è chiaro che non usavo questi termini, a me si presentava come una specie di piccolo stupore tutte le volte che pensavo all'universo, per esempio, dove finiva, quanto era grande, una sorta di paura, mi ricordo, a letto di sera, oppure pensare alla sofferenza, perché ci tocca questa cosa così strana? Cioè, per un bimbo non è tanto semplice capire la sofferenza. Certo. E forse questo
secondo aspetto, secondo sentimento, ha preso più appunto la forma di una domanda di senso in qualche modo. Non solo che cos'è la realtà, ma che senso ha, qualunque cosa sia realtà, che senso ha questa storia, ecco. E forse diventando grande, sono state due domande che non ho fatto altro che ripulire, rifinire, trasformare, ma alla fine sono sempre rimaste abbastanza traccianti nel percorso che mi è capitato di fare, ecco, anche nel percorso di studi. Io di base ho scelto la biologia perché non capivo questa storia del senso, avevo il sospetto radicato che avesse a che fare con me stesso, cioè se capivo che senso avrei avuto io, cos'ero io, allora avrei trovato il senso. Purtroppo nel liceo dove ero l'insegnante di filosofia era pessimo, per cui non sono riuscito ad appassionarmi. Ho avuto qualche esperienza di psicologia come paziente, ragazzino paziente, diciamo, essendo molto estraniato e molto così stranino, via, diciamo. Ovviamente mi hanno subito spedito da uno psicologo che non ha assolutamente agganciato niente di me, quindi anche quella via lì mi è stata preclusa. Ho detto, vabbè, ma io sono prima di tutto un vivente, quindi studiamo biologia, capirò lì che cosa sono. Sono un vivente, sono. È stata anche una fase di materialismo molto spinto, ecco. Un evoluzionismo radicale che mi dava anche un brivido, devo dire, perché comunque mi dava, ma sono solo questa cosa, questo ammasso di molecole, autoprodotto, poi autoprodotto me lo sono detto dopo, comunque organizzato, perfettamente organizzato, tutto qua, wow, fantastico, vado a dirlo a tutti. Mi dava un brivido, poi insomma, anche quella è caduta. Perché mi è caduta per l'altra questione, cioè la questione del senso e della sofferenza. Mi sono trovato, ero studente ancora, forse appena laureato, ad affrontare i primi grandi dolori della vita e beh, ero convinto che bastassero due molecole per mettere tutto a posto. E ho visto che non era così e mi è un po' caduto il castello. Io ero un biologo molecolare di base. Mi sono rivolto alla biologia vissuta, vivente, quindi sul campo. L'entomologia è lo studio degli insetti, in particolare io mi interesso agli insetti sociali. Ma è stato un cambio di direzione. L'altro cambio di direzione, nello stesso periodo, peraltro, è stato iniziare a praticare lo yoga, la meditazione. Sono stato per parecchi anni itinerante in India. La scusa erano sempre ricerche entomologiche, però di fatto io stavo cercando anche altro. Ecco. E quindi sì, se devo dire, questo filo rosso lo vedo un po' duplice. Da un lato il rapporto con la realtà, cosa sia la realtà, e dall'altro il rapporto col senso di qualunque realtà si possa dare. Poi ha preso tante declinazioni, ovviamente. No? Devo sintetizzarlo, forse potrei sintetizzarlo così. Ok, quindi una sensibilità precoce al mistero dell'esserci Sì, e al non punto avrei mai detto della mistero. sopravvivenza. Io dicevo che era veramente una cosa molto peculiare essere al mondo. Non dicevo mistero perché mi sapeva di religione, di cattolicesimo, comunque tutto un ambito che non volevo più frequentare. Ho riesumato il termine molti anni dopo, ecco. Ma al tempo era proprio una bizzarria. Chiaro. Va bene, secondo me avremo modo di tornare su questo filo rosso. Questa prima domanda è anche un modo per non lasciare così nell'astratto, nel teorico, le domande che vengono sollevate, ma cercare di incarnarle, no? Nella persona che si relaziona con esse. Ah, certo. La parte
Passo alla seconda domanda. Nel tuo ultimo libro, Un respiro alla volta, tratti il dolore fisico, il disagio esistenziale e delle pratiche di mindfulness applicate nel contesto oncologico. Come si è evoluta nel tempo la tua relazione con il mistero dell'esserci, appunto, della mortalità e della sofferenza, che in qualche modo avevi iniziato ad accennare col filo rosso, no? Come si è evoluta? Come si è evoluta? Non è un enigma a cui si può dare, è un mistero, quindi non è che bisogna dare la soluzione. No, ma il rapporto si evolve, come giustamente certo. Dici. Allora, domandone, forse possiamo iniziarlo esaminando un po' i termini in cui l'hai posta. Sì, effettivamente ho scritto questo libro. Il motivo era abbastanza semplice, tutto sommato. Avevo diversi anni di esperienza in questo campo con i malati oncologici, con i malati respiratori cronici, eccetera. E volevo che non andassero perse le loro parole di base. Avevo centinaia di ore di registrazioni che ho voluto restituire in qualche modo, perché ho capito molto tardivamente il valore della narrazione, il valore di raccontare una storia. In realtà questi percorsi sono delle storie, le storie donano un senso alle cose. E queste persone avevano donato molto senso ai loro gruppi, ai loro familiari, a chi gli stava intorno, e ho pensato che potevano donarla anche ad altri. Ho iniziato a occuparmi di questo campo, diciamo così. In effetti sono diventato istruttore mindfulness perché volevo occuparmi di questo campo, per questioni personali, come sempre ho avuto situazioni in famiglia di questo tipo, e ho capito quanto era utile far meditare le persone. Ho capito che non avevo gli strumenti, perché io sono stato formato a una scuola di meditazione radicale, diciamo. Sono stato allievo del maestro Franco Bertossa per tantissimi anni, e diciamo l'impostazione era estremamente diretta e secca, qualcosa che a me andava molto bene, ma non poteva essere proposto a dei pazienti in difficoltà. Quindi ho pensato di procurarmi degli strumenti per potermi relazionare con queste persone. Volevo proprio restituire le loro parole, penso che fossero la cosa più importante di quello che succedeva lì. Qualche cosa che desse dignità anche al dolore delle persone, perché questo succedeva. Che il dolore ormai medicalizzato, reso un fatto privato di cui non bisogna parlare, che bisogna solo farlo cessare il più presto possibile, possa diventare invece un booster, un promotore gigantesco di consapevolezza, di freschezza, di vitalità, di scoperte. E così mi piacerebbe che questa cosa potesse dilagare un po' di più. Poi, l'altro elemento che avevi inserito era, sì, il dolore fisico e il disagio esistenziale. Forse qui occorre fare una distinzione. Il dolore fisico, soprattutto nei pazienti oncologici, è una realtà continua. Il dolore psicologico è strettamente associato a questo, un dolore morale, insomma, c'è tutta una serie di preoccupazioni, deliri, distorsioni che arrivano e che il paziente deve affrontare in qualche modo. Il disagio esistenziale in questi pazienti estremi, perché molti di questi sono proprio pazienti terminali, emerge in modo quasi spontaneo dalle situazioni. Faccio fatica a distinguere tra i due piani. È una cosa su cui mi sono chiesto tanto, se sia possibile tracciare un confine, ma io li vedo come due fili strettamente intrecciati. Come dire, c'è il filo rosso della sofferenza psicosomatica, nel senso
del corpo e quello nero della sofferenza più vasta, più generale. E dire dove finisce uno e inizia l'altro mi sembra veramente un'impresa disperata, però è vero che sono distinguibili. Non possiamo proprio separarli, ma distinguerli sì. In questi pazienti quello che ho osservato è che la distinzione si traccia quando un dolore, una paura, un'angoscia riguarda solo me, solo la mia situazione, io voglio risolvere questa situazione, sono terrorizzato per me, oppure quando la cosa si universalizza e la vedi come un fenomeno intrinseco a qualunque forma di vita e di esistenza. Lo vedi negli animali, lo vedi nelle piante, lo vedi negli altri pazienti, lo vedi nei tuoi stessi medici, lo vedi ovunque. Ecco, quando c'è questo momento di universalizzazione della sofferenza, allora possiamo chiamarla sofferenza esistenziale, forse. È proprio la sofferenza della condizione. Siamo in una condizione, siamo gettati in una condizione, a volte ci va bene, a volte ci va male, a volte purtroppo molto male, però si intreccia appunto una mente, come dire, che deve in qualche modo affrontare la situazione dal punto di vista anche delle relazioni, del suo ruolo nel mondo. La perdita di ruolo del paziente è gravissimo come fenomeno, e è una mente, come dire, più grande che dice: ma che cavolo sta succedendo? Ma perché? Non perché a me, perché tutto questo? Ricordo benissimo un dialogo tra due pazienti, uno che diceva la cosa che dicono quasi tutti: ma perché a me è venuto il cancro? Perché mi è venuta sta cosa? E un altro, persona fantastica, Baldassarre, che ha detto: ma io mi chiedo perché non a me? Cioè, dove era scritto che non mi doveva succedere questa cosa? È ovunque questa condizione di fragilità assoluta. Quindi è come dire che un paziente aveva universalizzato la sua situazione, l'altro doveva ancora farlo, oppure non era il suo momento per farlo. Però, ecco, sì, nel libro ho cercato di tenere presenti tutti e due questi registri. Anche perché la sofferenza di tipo, come dire, umano, relazionale, psicologica, non è che valga meno. È una sofferenza che richiede la massima cura, la massima dedizione, la massima dignità. Non è una questione di gradi di valore, ovviamente. Però sì, la parte più difficile della tua domanda è come si è evoluta questa cosa. Tu hai parlato di che è stato colpito, hai compreso di recente l'importanza della funzione della narrazione, di costruire storie, no? Gli umani da sempre, probabilmente anche, ci sono ipotesi che anche i sapiens, scusami, i Neanderthal, no? Potessero aver iniziato. Quindi da un certo livello di autocoscienza in su e di capacità simbolica di pensiero un minimo astratto. Subentra questa funzione preziosa del raccontare storie, no? I miti, le religioni, si ipotizza che queste siano anche a livello molto pratico, ma non voglio ridurlo a quello, un'abilità che rende più resilienti le nostre comunità rispetto all'imprevisto, alle tragedie, alle sofferenze. Certo, condividiamo problemi e soluzioni con le storie. Le storie è un po' come se riuscissero, i mito, no? I miti, riuscissero a, o le narrazioni condivise di un'identità, di un gruppo, riuscissero a contenere, non a spiegare, non a risolvere, ma a contenere la sofferenza. Dall'altra parte, però, ci sono anche tutta una serie di percorsi, di tradizioni, che invece a un certo punto si devono svuotare di questi miti, no? Vedi, per esempio, il passaggio da
nella spiritualità religiosa, dal racconto mitico alla dimensione mistica, no? Che si svuota in tutte le tradizioni. C'è la tradizione islamica, c'è la tradizione cristiana, c'è la tradizione buddista, eccetera, Vedanta. Ecco, forse tu di primo acchito sei stato più, mi chiedo, sei stato più attratto dalla modalità più diretta, no? Quasi zen, il muro bianco. E adesso invece stai riscoprendo anche questo lato più narrativo, il mito di ciascuno che gli permette di unire la propria personalità con la visione che ha di sé, del mondo, cioè chi dice anche di Dio, no? No, è così. È così, è un passaggio interessante. Diciamo che per me la modalità diretta era ed è la più adeguata, per come sono fatto tendo a essere molto tranciante. Però mi sono reso conto di quanto è prezioso, soprattutto nella comunicazione, nella relazione, costruire queste reti di significato che sono le storie. Assolutamente. Assolutamente. E soprattutto condividere storie di consapevolezza, storie di percorsi di consapevolezza, saperli raccontare, saperli esaminare, saperli descrivere, saperli condividere. Questo l'ho visto fare spontaneamente nei pazienti ed è una cosa preziosa, effettivamente. Assolutamente. Infatti, se devo dire, se c'è stata un'evoluzione nel mio rapporto con questa strana e misteriosa questione di esserci, è stata anche in questo senso. Ce ne sono stati altri prima, diciamo, se posso essere molto rapido su questo, nel senso che io sono partito con l'idea di risolvere problemi. Comunque la nostra impostazione è quella, io ho una formazione scientifica, per cui tendo a inquadrare le cose così. E risolvere problemi con la consapevolezza tende a ridursi a una specie di ricerca stoica di un modo di vivere che riduca la sofferenza. È abbastanza limitato come obiettivo, nel senso che è nobile, è giusto farlo, però mette da parte l'aspetto della consapevolezza, che è più un aspetto dinamico. Cioè non è solo un giusto modo di vivere, di portarsi nella vita e nel mondo, ma è proprio non è solo uno sospendere giudizi, come nella definizione classica di mindfulness, no? Un'attenzione intenzionale e con atteggiamento di non giudizio. Nella consapevolezza c'è qualcosa di più, ma cioè, è questione nota. Nella consapevolezza c'è quell'aspetto di centratura, cioè di trovare un riferimento dentro di sé, di capire a chi sta succedendo tutta questa cosa. Francisco Varela la chiamava redirection, quindi ridirezione, ritrovare la sorgente, l'origine, lo sgorgare dell'esperienza. Se devo dire un altro passaggio evolutivo, tra virgolette, ma è sempre anche questo nato nel rapporto con i pazienti, è che anche la consapevolezza alla fine ha dei limiti, nel senso che è molto facile impossessarsene. E quindi diventa lucidità, diventa forza, diventa qualcosa di cui ti appropri, diventa un fine. E invece la vera potenzialità della consapevolezza è che è un mezzo per qualcosa di molto più impersonale, che è una forma di abbandono alla fine. Sempre nelle parole di Varela è un let go. In termini di Dogen, per esempio, è Shinjin Datsuraku, quindi lasciar cadere mente e corpo. In termini di Heidegger, probabilmente Gelassenheit. Nei termini di Franco Bertossa, è stacco. Insomma, è un passaggio comunque che non ha a che fare proprio con la consapevolezza, è proprio in lasciare andare anche la consapevolezza e Dio che se ne occupa, che se ne impadronisce. Ecco. Questo è un passaggio che non è precluso anche a pazienti, assolutamente. Ovviamente ciascuno con la sua modalità, nelle sue possibilità, ma può dare
in alcuni casi che ho potuto vedere momenti di grande serenità e di grande forza in realtà, e non autocentrati, non ti senti l'eroe che sta combattendo il male, ti senti proprio dentro a un abisso sapiente in qualche modo. È un punto preziosissimo, concordo pienamente con te. Io la dico in questa maniera, però si può descrivere in modi diversi. Cioè, noi in quanto individui umani con una biografia abbiamo bisogno di un senso che può poggiare su una dimensione più o meno mitica, comunque narrativa, biografica, con mille declinazioni diverse. Poi arriva un punto in cui ti rendi conto che non è scontato non so come dire, che questa narrazione sussiste per il fatto che c'è un individuo, che c'è un io. Nel momento in cui si scopre che c'è una possibilità di esserci, in cui coesiste questo io, questa individualità. Io piace parlare di coesistere, no? Ma nel contempo c'è un esserci impersonale, ma che non è un semplice nulla, no? Ma è quella appunto saggezza che ti avvolge, ma non è un tuo io eroico rinnovato o un io iperpotente fuori di te a cui fa riferimento, no? Ma è una dimensione. Ecco, la dialettica tra queste due componenti è fondamentale, perché in fasi diverse abbiamo bisogno di quella narrazione e in certi momenti può emergere da parte di nessuno in modo impersonale quel lasciare andare, tutti quei modi che tu giustamente hai citato. È una possibilità che nei pazienti si dà per questioni di vita proprio. Purtroppo è una specie di shock normalmente, non è una cosa, come dire, cercata, è qualcosa che ti colpisce, e in certune persone ha un effetto più minaccioso forse, perché comunque questo aspetto di perdersi non è facile, in altri più liberatorio. Però essendo che siamo in un campo molto particolare, non siamo in un campo di cercatori di verità, siamo in un campo di persone in grande difficoltà e che assistono alla dissoluzione della loro forma principalmente e della loro mente, è più un evento così, a cui se sono accompagnati è meglio, ecco, visto che comunque succede. Va bene, andiamo avanti, perché sennò andiamo troppo lunghi e cambiamo registro, però con temi che, come vedremo, avranno modo di ricollegarsi con quello che abbiamo già detto in questa prima parte. E quindi passiamo più a una parte teoretica, che però ti appartiene molto, e la terza domanda è: quali passi consideri possibili per un riequilibrio delle forme di conoscenza in terza persona, di cui la più importante è la scienza, e le prassi, preferisco usare il termine in questo caso, prassi di conoscenza o di autoconoscenza in prima persona, no? Nella nostra cultura. Quali passi senti necessari in un riequilibrio, se pensi che c'è bisogno di un riequilibrio, ovviamente? Questa è una buona chiosa. Dunque, rimango nello stesso campo però, perché se mi metto a parlare di insetti sociali ci capiamo meno. Restiamo sempre nel campo dei pazienti oncologici. La mindfulness è un po' a cavallo tra queste due prospettive, quindi è una meditazione, tra virgolette, scientifica, che pretende di essere capace di stabilizzare tante variabili e di misurarle con dei test psicometrici, con delle misurazioni fisiologiche, con delle misurazioni dell'attività neurale. E io ho
avuto anche l'opportunità di contribuire a qualcuna di queste ricerche. Ma nello stesso tempo lavoro esclusivamente in prima persona, perché di fatto è la prima persona che si mette lì a meditare, a respirare, a sentire il suo corpo. Quindi è indispensabile, perché non diventi una pratica, tra virgolette, tecnica o scientifica, è indispensabile che la prima persona sia in gioco. E la prima persona è in quella circolarità epistemologica che Varela ha descritto molto bene, per cui la prima persona fornisce dati anche alla terza persona, perché ti dà dei dati fenomenologici, la terza persona arricchisce il percorso della prima dando qualche dato oggettivo. Questo è un progetto molto ambizioso che Varela chiamò neurofenomenologia, che insomma ha trovato diverse difficoltà e anche tantissime opportunità, ma questo è un altro discorso. Perché la prima persona è sostanziale in questo tipo di ricerche? Ma perché è l'elemento di meraviglia di fronte al fenomeno. È la freschezza del presente vivo mentre sei in atto. Questa presenza è ciò a cui torna sempre il praticante, il paziente, ma anche l'istruttore. Perché bisognerebbe parlare anche della seconda persona. Non c'è solo la prima e la terza persona, c'è anche questa persona un po' in mezzo, che è la seconda persona che intraprende un dialogo io-tu, fa un po' da mentore, ha esaminato gli stessi passaggi, magari un po' più a fondo, li ha dettagliati, li sa descrivere. Quindi c'è una dinamica a tre, in realtà. Prima, seconda e terza persona. Ma è indispensabile che venga attivato questo dialogo tra la scienza e la fenomenologia, diciamo così, la fenomenologia della prima persona. Ma perché se no la scienza non dialoga con il senso di presenza, con il senso di stupore e con la freschezza del momento. La sta dialogando con dei tracciati, con dei numeri, ma non dialoga con ciò che sta accadendo alla persona, e occupandosi di questo, cioè del paziente, non ha senso ridurlo a Körper, direbbero, no? I tedeschi. Quindi l'esperienza viene prima del Körper, viene prima della materia, viene prima della malattia, viene prima, secondo me, viene prima anche di ogni idea di spirito o di soggetto idealista, viene prima di tutto. Quindi saper valorizzare questa esperienza, e in questo il Novecento ha fatto esplodere, come sai, tutta una serie di autori, da Husserl a Merleau-Ponty, ad Heidegger, a Sartre, ma anche l'Oriente, perché in Giappone c'è stato Nishida, c'è stato Nishitani. Quindi la fenomenologia è stata, ecco, forse poco codificata nei suoi passaggi, ma molti, molti autori ci stanno lavorando in questo momento. Penso al progetto di microfenomenologia che stanno seguendo a Parigi da De Praz e Bitwell. Però è un passaggio indispensabile, soprattutto in campo medico. Parlo di questo perché ho avuto occasione di conoscere abbastanza bene la vita di reparto, e il paziente deve poter partecipare al gesto medico, deve prendersi responsabilità, deve partecipare al processo di cura. Non può essere un oggetto a cui far ribilanciare i valori. Non ha senso. Ovviamente questo è un passaggio molto difficile, il passaggio considerare la prima persona. Se ne occupano più gli infermieri, secondo me, che i medici e i biologi. Perché e ovviamente gli psicologi che in reparto fanno un grande lavoro. Però non c'è dialogo con l'aspetto scientifico. Ecco, sembra che siano due cose tutto sommato abbastanza isolate. Quell'elemento di dottore, come sto bene oggi, dottore, come sto male oggi, e poi andare a fondo di quelle due vaghissime parole, non viene tanto considerata, ed è un problema. È un problema perché si crea minore efficacia della cura e maggiore conflittualità. Certo. Perché il paziente adesso non è il paziente di una volta, che si affida anima e core. No, il paziente adesso è un paziente informato,
ma non è un paziente, come dire, capace di fare fenomenologia su di sé. Lavora con delle cose dette su internet o che ne so, fa i suoi ragionamenti, ma o in preda a una reazione emotiva. Ma se potesse esaminare meglio la sua esperienza, io penso che soprattutto la vita di reparto ne guadagnerebbe. Questo è quello che ho visto. Quindi il dialogo prima e terza persona non è una cosa solo teoretica, anche se insomma è nata così ed ha una storia importante. È qualcosa di molto pratico in realtà. Io aggiungerei proprio c'è una necessità pragmatica, un'urgenza pragmatica. Cioè si può vedere questo squilibrio e gli effetti nefasti da diversi punti di vista. Cioè anche una cultura che arriva al punto in cui tiene scontata che la rappresentazione della realtà sia la rappresentazione in terza persona. Finisce per costruire una civiltà potentissima dal punto di vista scientifico e tecnologico, e a noi piace tantissimo tutta questa conoscenza, questa possibilità. Ovviamente sono delle grandi sfide di responsabilità e consapevolezza. Ma nel contempo è poi come se si dimenticasse che ci sono, che noi siamo protagonisti come soggetti attivi e non lo siamo solo in terza persona, come se io potessi conoscere me soltanto studiando il mio cervello, no? E andiamo a scoprire che poi un sacco delle difficoltà che troviamo, ma anche proprio quelle più grandi, ecologiche, globali, politiche, hanno a che fare profondamente con la mancanza di prassi nella definizione, proprio anche nella formazione di un adulto, di un cittadino, no? Oggi, di prassi di autoconoscenza, no? Anche banalmente un'alfabetizzazione emotiva, poi sono tantissimi gradi, no? Tantissimi livelli. Ecco, e poi si riverbera ovviamente anche, per esempio, come dici tu, nel contesto clinico, nel rapporto medico-paziente, che è il rischio di trasformare il paziente in un oggetto, in un problema unicamente fisiologico, eccetera. Ma le ricadute sono tantissime, no? Sono anche epistemologiche in certi ambiti di ricerca. Certo. È un po' come, non so se si dice così, l'elefante nella stanza che nessuno nomina. Non si tratta di tornare indietro e rinunciare alla ricchezza della conoscenza scientifica e delle conseguenze applicative e tecnologiche. Ma tutta questa complessità che ci siamo costruiti intorno richiede sempre di più che noi diventiamo sempre più consapevoli di noi stessi. Siamo come barche con motori sempre più potenti, ma completamente privi di bussola. No? Un po' anche questa è una delle modalità per ripensare. Certo. Sono d'accordo. Passiamo alla domanda successiva, che è collegata ovviamente a questa. Hai citato Varela. Perché c'è ancora così grande difficoltà ad assimilare il modello autopoietico, ahimè, ed è nativo, di cui tu ti occupi, e anche io mi occupo da tanti anni, nelle scienze della conoscenza biologica e cognitiva. Nelle scienze biologiche e nelle scienze cognitive. Certo. Allora, l'autopoiesi è un modello che è nato in campo biologico, è nato per spiegare la capacità cognitiva della cellula e soltanto grazie all'opera di Varela, perché come sai è nato nella collaborazione con Maturana. Maturana ha mantenuto questo atteggiamento molto locale, diciamo, mentre Varela è riuscito ad espandere in un modello molto vasto questo pensiero e in realtà ha avuto ricadute, ma non in biologia, ma in molti altri campi, come sai, le ha avute. Di recente, secondo me, sta tornando a essere un modello fertile, soprattutto nelle neuroscienze, grazie. Perché nelle neuroscienze parlare di enazione, ad esempio, che è uno,
uno sviluppo dell'autopoiesi specifico che l'aveva messo, ha messo in scena appunto all'inizio degli anni 90. Parlare di enazione in neuroscienze era un problema perché mancava, o comunque era molto difficile costruire un setting sperimentale per provarlo, anche se Francisco ci ha provato fino alla fine e alcuni lavori suoi sono seminali. Però negli ultimi anni è successo questo, questa fertilizzazione reciproca con un altro modello che è quello del predictive coding, quindi della codificazione predittiva, in italiano è meglio dirla così, che è un modello in realtà molto simile all'autopoiesi. È un modello molto simile perché, così come l'autopoiesi parla di reti di processi che resistono al disordine, che assorbono perturbazioni, che costruiscono atti cognitivi e questi atti cognitivi vanno a costruire mondi, vanno a costruire identità. Ecco, il predictive coding dà una teoria del cervello potentissima, che deve essere tutta provata, ma al momento ci lavorano veramente in tanti, che si incastra molto bene con questo approccio. Cioè la teoria del cervello, quella della codifica predittiva, che ci dice che il cervello produce ipotesi, produce predizioni, diciamo dall'alto, top down, e che queste previsioni vengono messe alla prova delle inferenze sensoriali, bottom up, quindi dal basso, e nella misura in cui i due schemi combaciano viene confermata la predizione, nella misura in cui sono sfasati bisogna correggere o la previsione o l'inferenza sensoriale, quindi fare un'azione, cambiare, spostarsi, imparare, comunque assorbire la perturbazione che è dovuta a, questa, a questo sfasamento. Ecco, adesso non entro nei dettagli perché non è il mio campo, anche se stanno già applicandolo anche nel campo degli insetti sociali in realtà, con delle modellizzazioni al computer che partono da questa idea. In realtà sono più i matematici e gli informatici, ma non so perché in entomologia loro si infilano bene. Ecco, questo modello che io vedo come una buona riedizione, diciamo, più fondata dal punto di vista della neuromatematica, come dicono gli specialisti, ci vedo un possibile sviluppo dell'autopoiesi, nel senso che anche per quanto riguarda la costruzione della realtà, la costruzione di mondi, che è un tema che a me interessa moltissimo perché lavorando con gli animali io sono affascinato da sempre dalla molteplicità di prospettive, di mondi che questi riescono a mettere insieme. Io dico sempre che nessun animale vive sul nostro pianeta. Ogni animale vive su un suo pianeta, totalmente la sua Umwelt, il suo intorno, il suo mondo è totalmente suo, basato sulle sue capacità percettive, ma sul suo sistema nervoso centrale, sulla sua capacità di produrre mondo. Ecco, questo è... Qui siamo su un piano proprio teoretico, però a me interessa perché risponde alla domanda di cui parlavamo all'inizio, risponde, imposta la domanda di cui parlavamo all'inizio, cos'è reale, con la R maiuscola. Domanda sbagliata, non ha senso farcela. Ogni possibile produzione di realtà è quella che Anil Seth, che è un neuroscienziato inglese, definisce un'allucinazione controllata. Quindi non un'allucinazione delirante che non tiene conto dei rapporti di causa-effetto basilari, per cui mi butto sotto l'autobus o salto dalla finestra. No, un'allucinazione funzionale, utile, totalmente controllata. E il punto è, siamo capaci di tener conto di tutte queste realtà multiprospettiche, alternative, ma solo la mia e la tua sono due realtà completamente diverse. La mia è quella di un indigeno, la tua è quella di un transessuale, il mondo di un transessuale è il mondo di una lucertola, una foresta che sta bruciando, che rischia di bruciare, e una tartaruga. Cioè sono mondi. Riusciamo a tenere insieme questi mondi, riusciamo a non... come dire, chiuderci nelle nostre echo chambers e vedere solo il nostro mondo,
ma riusciamo a vedere questa multirealtà che si propone. Ecco, questa è già uno sviluppo dell'autopoiesi, secondo me, perché ci pone proprio, ci fa impattare questa molteplicità di esperienze. Non è soltanto una molteplicità di costituzione di individualità o di cognizione, è proprio una molteplicità di mondi. E quindi forse non nelle scienze biologiche, perché le scienze biologiche hanno dei problemi, sono sperimentali, vogliono la molecola originaria, vogliono queste cose molto operative, non so come dire, vogliono manipolare. Ma soprattutto nel campo dell'esperienza, della relazione, della società, della politica, a me sembra che abbiano una loro importanza questi modelli. E poi, ma resto sempre su questa cosa. Varela diceva che gli organismi sono questa mancanza di significato che nasce dall'affermare la loro presenza e quindi la necessità di darsi un significato, la necessità di costruire mondo, di costruire senso, di costruire identità. Il predictive coding ci dice che lo scopo di questo meccanismo inferenziale che è il cervello, questa macchina per inferenze, è quello di minimizzare la sorpresa e quindi ridurre il più possibile ogni sgomento, ogni smarrimento e di costruirci un mondo percorribile. E questo è sacrosanto, cioè se l'organismo non facesse questo vivrebbe in uno stato di minaccia costante. Però e questa è un po' la mia personale idea riguardo al predictive coding, bisognerebbe sempre in un discorso di prima e terza persona recuperare il valore esistenziale e conoscitivo dello sgomento. Cioè lo sgomento non è un evento da nientificare o da ridurre. Il momento di sorpresa non è solo da minimizzare, ha un valore conoscitivo perché ci apre in un lampo. Io penso in tutte le specie, però questa è una mia idea assolutamente che non può essere provata. Penso che l'animale provi smarrimento, provi allerta, provi intenzione e provi a costruire un mondo in ogni istante. Ma restiamo nella nostra specie e in particolare all'unico mondo interiore che mi è accessibile, che è il mio, ci porta a un lampo di risveglio. Lo sgomento è un lampo di risveglio. Cioè quel mettere tra parentesi tutto, sospendi i giudizi, sospendi le idee, sospendi le mappe, sospendi gli schemi, sospendi, nei termini del predictive coding, le previsioni, le ipotesi, i modelli top-down, sospendi, ti siedi, il corpo si immobilizza e hai la possibilità di tornare immediatamente all'origine, cioè a ciò che non è una costruzione e che mai potrà esserlo. Quindi questo non so, io questo periodo lo chiamo uno spazio aperto, ma tra 6 mesi lo chiamerò in un altro modo. Questo spazio aperto, questa dimensione senza confini è poi alla fine la fonte di tutte le nuove forme, di tutte le trasformazioni, di tutte le. E questo è l'aspetto generativo. Poi c'è un aspetto abissale che sarebbe lungo trattare. Certo. Però ecco, io non vedo queste cose come lontane dai semi che lanciò Francisco Varela ormai 30 anni fa, o 40. Nel senso che quando l'organismo viene espulso dalla sua umwelt, quando gli manca terra sotto i piedi, quando ci ammaliamo di cancro, quando viviamo un lutto, quelle sono situazioni in cui si impone la sorpresa, si impone lo smarrimento, si impone lo sgomento. Allora, perché non universalizzare la sorpresa invece che ridurla? Vedere anche la sorpresa delle cose comuni. Un incredibile mouse, perché non è possibile che ci sia un mouse nell'universo, perché non ha nessuna ragione un mouse. Quindi almeno tenere in dialettica vitale questo elemento dello scompiglio, dello smarrimento anche del quotidiano e l'elemento indispensabile di
ripeto, costruire mondi, costruire modelli, costruire schemi, previsioni affidabili, progettare un futuro, ma no, l'una cosa non esclude l'altra, ma tenerle in un dialogo costruttivo, perché aprirsi allo sconosciuto, aprirsi alla sorpresa, aprirsi al non so, è una grande opportunità. Da un lato ci ripulisce dagli schemi disfunzionali, e questo è più il tuo campo della psicologia che il mio, ma dall'altro ci dà anche un accesso alle cose come sono, proprio al fatto che sono. Sì, è proprio un ritorno alla sorgente, lavorando anche in ambiti creativi, di design, si parla anche della sindrome del foglio bianco, no? Cioè, subito si vuole un reticolo per avere dei riferimenti, per avere delle certezze. Invece la capacità di stare in quel breakdown, come diceva Varela, con giusto equilibrio ovviamente, perché sennò può anche diventare troppo distruttivo, no? Come l'equilibrio tra in ambito psicologico. Però è tutto interrelato, no? E questo discorso io lo associerei alla domanda successiva, cioè se tu dici che comunque in qualche modo, sia in ambito scientifico, ma anche in ambito culturale, è passato comunque il messaggio di Varela nella necessità di una visione costruttivista della realtà, no? Quindi non è né un ingenuo realismo, dove noi semplicemente rappresentiamo un mondo dato, né un puro idealismo dove ci inventiamo tutto di sana pianta, no? Ma è un equilibrio tra queste. C'è però poi che, e con questo passo alla domanda successiva, chi intravede qua un grande rischio di relativismo, no? E quindi che lo associa poi a il nichilismo postmoderno in cui siamo immersi, no? Cioè nel tentativo di rimanere in questo equilibrio, di non ricadere in facili e ingenue ideologie o realismi, e nemmeno di cascare in storie completamente inventate ma molto persuasive, no? La domanda successiva, che secondo me si può assolutamente riallacciare a questi temi, è come potremmo reinterpretare il nichilismo in senso positivo come una fase necessaria ad un rinnovamento della spiritualità o comunque della capacità di creare senso. Ma questa è una bellissima domanda a cui è molto difficile rispondere. Il nichilismo è un po' il grande elefante nella stanza, quello sì che è un elefante nella stanza, in qualunque stanza. Perché alla fine il riconoscimento del caos primordiale, cioè del lato oscuro di tutto questo. Noi abbiamo cercato di, come dire, opporci adesso con, appunto, dicevi, un realismo piuttosto che un idealismo, piuttosto che religioni, narrazioni, culture, miti. Cioè, abbiamo cercato in tutti i modi di arginare questo, ma poi sappiamo che è dilagato ed è costitutivo della nostra dimensione di viventi. Cioè, proprio basta solo il fatto della sofferenza, basta solo il fatto della morte, basta poco per dire ma che vale tutto questo, perché? Certo. Soltanto che il nichilismo è anche, allora, è una sfida pazzesca, perché per tornare ad esempio, se ho capito, dei puntini che facevi prima, normalmente noi diciamo no, dobbiamo unire i puntini e vedere cosa emerge. No, ma è l'opposto, il disegno si sprattaglia in infiniti puntini, continuamente. Cioè, non c'è verso di rimetterli insieme. È intrinseco che non sono insieme quei puntini. Allora, in esso si cela anche una grande possibilità, come dice Heidegger, no, in questa poesia Patmos, che amo molto, dove più grande il pericolo, lì cresce la salvezza. Che è la possibilità di uno slancio nella meraviglia, però qui bisognerebbe aprire la questione moltissimo e non sono in grado.
Questo è un tema di cui con Franco Bertossa ho veramente a lungo ho avuto la preziosissima opportunità di sondarlo. Lui lo chiamava i colpi di nulla, lo chiama i colpi di nulla, cioè quando il nulla arriva e spezza, scompagina, non è l'annientamento, è proprio lo svuotamento delle cose. E c'è una bellissima frase di Maria Zambrano, questa filosofa spagnola che alcuni considerano più una poetessa che una filosofa, secondo me è una straordinaria filosofa invece. Adesso la cito un po' a braccio, ma dice: il nulla è il sacro che riappare nella sua massima resistenza, Ah, che la bello. sua resistenza di limite incoercibile. Cioè, è proprio il limite dei limiti. E come tutto ciò che resiste all'uomo nasconde una possibilità. Nasconde addirittura, lei dice, una promessa. Allora, questo è un tema veramente gigantesco che non sono adeguato a trattare, però posso ricordarti una cosa che da cultore di Varela sai bene, nell'ultimo capitolo di Embodied Mind. Lui parla molto, penso che ci fosse molto anche la riflessione di Thompson dentro, parla moltissimo di Nishitani Keiji, che accusa l'Occidente di essere nichilista in modo scarsamente entusiasta, che è una bellissima definizione, secondo me. Cioè, ok, avete fatto fuori l'oggettivismo, perché comunque il mondo si è sfaldato. Non lo rimettete più insieme, anche se nelle scienze dure continua così, voi lo sapete che avete fatto fuori da tempo qualunque forma di spiritualismo, di trascendenza, di metafisica. Vi resta solo il nichilismo, ma il vostro è un nichilismo poco entusiasta. Cioè, voi ancora restate attaccati all'io giudicante del nichilismo, quello che dice nulla valore, ma non toglie valore alla sua affermazione, questo è Nietzsche. Certo. Oppure ha delle soluzioni etico-politiche, oppure ha delle soluzioni di volontà di potenza, sempre Nietzsche, oppure soluzioni di costruzione di mondi e ricostruzioni, creazioni, supercreazioni, metacreazioni, eccetera. Dice no, voi state privando questa possibilità del nichilismo della sua possibilità trasformativa, che per il buddismo è la vacuità. E questo è il grande tema del nichilismo. Cioè, come passare da una possibilità angosciante a una possibilità liberante, trattando lo stesso tema. E questo per me è la proposta di frequentare gli slacci di realtà, di frequentare i colpi di nulla, di frequentare i crolli, i breakdown. Sì, senz'altro per liberarsi dalle nostre previsioni, pregiudizi, schemi, eccetera, diventare più creativi, slanciare più in là le nostre domande. Cioè, questa è la parte generativa, ma c'è proprio una parte abissale, dicevo prima, di cui non sono degno di parlare, ma che parla di accogliere questo aspetto oscuro, di studiare il tuo rapporto con esso. Cosa vuol dire trovare un rapporto nuovo, trasformativo con questo fatto ineludibile, con questa resistenza massima, con questo limite incoercibile, sempre nelle parole della Zambrano. E nel buddismo questa è una cosa testimoniata. Io ho sempre in mente la poesia di Tesho, che era un samurai, quindi aveva a che fare con i colpi di nulla continuamente. E questa anche qui vado a braccio, ma era finalmente oltre il limite, non più legami né dipendenza, come è vasto l'oceano che sovrasta il nulla. Quindi nulla non come qualcosa di minaccioso, perché se lo reifichiamo, questo lo dice anche Nishitani, se reifichiamo il nulla diventa l'annientamento. Ma nulla non è annientamento, nulla è questo abisso che sta sotto l'oceano, che sostiene l'oceano. Questo è un tema che, ripeto, ho potuto coltivare per
per tanti anni, grazie all'insegnamento di Franco Bertossi, ma che mi interessa continuare a coltivare qualcosa di illuminante. Resta un orientamento, un'aspirazione. Io non sono veramente nessuno, però ho Guarda, voglia di orientarmi in questa direzione. ti ringrazio perché la tua riflessione è stata molto, molto densa, molto, molto bella. E ovviamente è un continuo surfare su un'onda ai confini delle nostre capacità, no? E secondo me quella diagnosi molto corretta di un nichilismo triste, insomma, è stato detto in tante maniere sin dai tempi di Nietzsche, e spesso le soluzioni sono state peggio, vedi appunto le follie di Nietzsche, che era più bravo come medico a fare diagnosi che a fare terapie. Secondo me un'ipotesi è che in quel lutto necessario della tarda modernità che ha portato poi fino a l'emergere dall'orizzonte di questo compiuto nichilismo che magari in modo implicito esisteva, alcuni dicono già da millenni, intrinseco alla natura umana, è una certa domanda appunto di senso. La causa di quel nichilismo triste è che in realtà mantiene implicita una visione dell'io e della relazione col senso e con l'altro, interno ed esterno, profondamente moderno. Cioè, quindi è un lutto di una condizione moderna, rimanendo implicitamente, senza spesso neanche esserne consapevoli, moderni. Quindi si continua a riperpetrare quel lutto, no? E quella visione implicitissima, non minimamente esplicitata, di che cos'è la condizione individuale. No? E le relazioni appunto con quella vestità, quell'impersonale, quel non duale, diciamolo che non abbiamo ancora detto, e che invece anche nelle tradizioni buddiste, Mahayana, con la vacuità, ci sono stati certi vertici, secondo me, insuperabili, credo che su questo siamo d'accordo, però li possiamo ritrovare anche in Master Eckhart, in Rumi, insomma, è un po' quel filo d'oro, no? Che ogni tanto emerge e poi riscompare. Secondo me un aiuto, non dico la bussola, ma per almeno incominciare a ritrovare sta bussola passa sicuramente attraverso quel filo d'oro, secondo me. Sì, Allora, queste sono rimaste due domande, ce la facciamo? certo. Allora, come interpreti la soglia di salto antropologico nel quale siamo ingaggiati, sino ai limiti delle nostre capacità individuali e di specie, per cercare di essere all'altezza del complesso mondo che ci siamo costruiti intorno? Prima di tutto devi convenire che siamo in una fase particolare della storia umana e quindi di salto antropologico e non uno dei tanti salti più o meno simili a quelli precedenti, se no questa domanda è priva di senso. No, sono d'accordo e si potrebbe esaminare questo salto a lungo, tutti i suoi risvolti, eccetera. Io non sono in grado di fare un'analisi così completa. Bisognerebbe parlare di tecnologia, bisognerebbe parlare di ecologia, bisognerebbe parlare di troppe cose. Però forse ecco, è l'idea di essere all'altezza che mi fa un po' problema in questa domanda. Cioè, io non sono all'altezza, te lo dico subito di questo salto. Non sono all'altezza, cioè è una cosa veramente incredibile, pazzesca. Non so da che parte iniziare. Io penso che dopo tanti anni in cui cioè, studiavo, leggevo, scrivevo, parlavo, anche in termini molto universali, molto, molto. Vabbè, io ho anche un passato da attivista,
in campo ambientale, per cui difesa dell'ambiente, difesa dell'ecologia, cioè, c'è un disastro di estinzione di specie di insetti di cui nessuno si sta occupando, ci sono, ma quantitativa, non qualitativa, cioè non solo perdiamo quotidianamente delle specie, perdiamo delle quantità, cioè abbiamo quantità ridottissime di insetti rispetto a quelle che avevamo anche solo 20 anni fa, 30 anni fa. Comunque ci sono veramente problemi enormi, forse anche per sopportare la frustrazione di non essere all'altezza di questo salto e di non trovare strumenti generali. Negli ultimi anni mi sto dicendo che forse non si tratta di salvare il mondo, forse non si tratta di salvare la specie o le specie o gli ambienti, forse questo mondo è una specie di laboratorio, cioè forse sta succedendo qualcos'altro. Questo non toglie niente, io continuo a fare tutte le mie attività, le mie proteste, le mie... come dire, divulgazioni, cioè, mi interessa, non è che voglio seppellire la bandiera, ma forse la storia è un'altra, mi sta venendo questo dubbio, cioè forse questo mondo è un posto semplicemente da custodire, da proteggere, da amare per quello che è, anche se è radioattivo, anche se è bevuto di petrolio, anche se sta bruciando, anche se ci sono ingiustizie sociali spaventose di cui tutte le volte mi dilaniano i visceri, forse la storia è un'altra, forse è veramente un laboratorio, sta succedendo qualcos'altro, e io non so bene cosa, ma penso che abbia a che fare con la consapevolezza di ciò che siamo, forse è un linguaggio, è un esperimento, è una... Poi dopo, ripeto, impegniamoci al massimo, perché se non facciamo qualcosa adesso è già troppo tardi, ma questi sono discorsi che ci facciamo tutti i giorni e io ci continuerò a credere. Sono veramente deciso e impegnato su questo, però non mi voglio vestire dei panni del salvatore. Forse devo fare il massimo e chiedermi cosa sto facendo, veramente, cosa stiamo facendo. Che storia è questa? Ok, è un mondo prezioso, è prezioso, è prezioso, è l'unico che abbiamo, ma forse sta facendo un altro percorso. Non lo so, io... Sì. Non so, il mio nuovo Dio. Se tutto va bene, riusciremo forse a dare qualcosa di utile per le generazioni future. Io non credo che le nostre generazioni riusciranno più di tanto a essere all'altezza, però possiamo non fare troppi danni e fare una buona staffetta. Ecco, sicuramente la tua posizione è... Io sento quasi un sollievo sentire la tua posizione molto equilibrata, cioè... Sì, spesso si passa dall'indifferenza e il cascare completamente dal pero, di persone che non approfondiscono minimamente o vedono unicamente la contingenza del si sta alzando l'acqua o cose che a furia di bombardare di informazioni scientifiche le persone, piano piano la cosa sta passando, ma c'è proprio una sottovalutazione dell'ampiezza della trasformazione, no? Che di cui l'ecologia è solo uno degli effetti, non è? Oppure si passa all'eccesso opposto di un sacco di persone che non vedono l'ora di incolpare l'umanità terribile o trovare dinamiche sataniche per fare crociate misto spiritual politiche su internet ne è pieno, no? Sì, ci sono anche persone molto serie, eh. Cioè, c'è di tutto, guarda. Io ultimamente sono appassionatissimo di questa... Sì, ma guarda, te ne segnalo una, magari può interessare. Sono appassionatissimo di questa filosofa italo-australiana che si chiama Rosie Braidotti. È veramente geniale, lavora a Utrecht
sta mettendo insieme un po' le forze di quello che lei chiama postumanesimo, per cui riunire insieme i movimenti ecologisti, i movimenti femministi, i movimenti indigeni, i movimenti LGBT, tutte le minoranze in questa creazione di un multiprospettivismo che vada oltre l'umanesimo, perché l'umanesimo ci ha portato di dove siamo, e quindi creare tanti punti di vista. Ci sono operazioni interessanti, lei si rifà molto a Deleuze, per esempio. Ma con ricadute anche pratiche. Poi è vero, cioè, c'è poi questa polarizzazione che hai appena descritto, che è purtroppo super diffusa, su questo non ho niente da dire. Polarizzare è un modo per controllare le masse, secondo me, quindi non ha un altro significato. È come creare due squadre e farle giocare in uno stadio, così stanno tutti buoni. Eh sì, divide e timpera. Sì. Ok, andiamo all'ultima domanda, Roberto, Va che è bene, uguale per tutti gli intervistati. Per trovare migliori risposte dobbiamo prima porci migliori domande. Per porci migliori domande dobbiamo fare i conti con i nostri pregiudizi. Quali domande suggeriresti di porsi a chiunque prima o poi nella vita? la prima è quali sono le mie domande? Sarebbe importantissimo che se lo chiedesse lui prima che Limite riceve, domanda. prima che di ricevere il mio o il tuo consiglio, sarebbe meglio che se lo chieda. Quindi cosa voglio veramente? Qual è il mio bisogno? Qual è la mia mancanza? Qual è la mia domanda? Questa è la domanda paramount. Poi questo sì, come dici, sono altre domande strumento per aggredire questa, perché sappiamo che cosa voglio veramente è la domanda più difficile del mondo. Io anni fa mi diedi questa risposta che ancora oggi mi convince un po'. Non lo so cosa voglio, ma non voglio più smettere di chiedermelo. Però abbiamo degli strumenti, ecco, abbiamo degli strumenti per affrontarlo un po'. Secondo me, la meditazione è uno strumento perché permette appunto di visionare e rendere meno trasparenti i nostri pregiudizi, i nostri schemi, le nostre previsioni, eccetera. Questo abbiamo già parlato. Ma non una meditazione semplicemente appunto ridotta a come trovare il modo migliore di vivere. Una meditazione che sia cosa significa veramente quello che sento? Cosa significa? Questa è stata la mia scuola e per me è una domanda che resta sempre valida. Cosa significa? Cosa significa che sento di esserci? Cosa significa che sento mancanza? Cosa significa che sento dolore? Qual è il mio dolore più grande? Ecco, queste sono le domande che mi faccio io. Ecco, non consiglio a nessuno di farsele perché prevedono, come dire, un lavoro a tempo pieno, che non tutti possono permettersi. Però se dormite poco e se riuscite a guidare e a pensare nello stesso tempo, allora forse si può fare, insomma, visto il tempo che passiamo in macchina. Però sì, per me cosa voglio veramente, quali sono le mie domande, quali sono i miei bisogni e come capirlo. Il dolore in genere è una grande cartina tornasole. Cioè, in realtà guardare dentro il nostro dolore è uno dei modi migliori per capirlo. Però non posso augurare a nessuno di avere dei dolori, quindi ci sono anche altri strumenti. Poi ognuno può scegliere i suoi, può essere la meditazione, può essere un percorso di psicanalisi, può essere un percorso religioso, un percorso filosofico, anche un percorso scientifico. Basta che uno lo innesti e lo fertilizzi. Di questa prima persona, di questo suo fresco pulsare. Grazie Roberto, sono bellissime e fondamentali Sì, domande. le domande sono molto belle, devo dire. Grazie Grazie della tua disponibilità e a te. Ci vediamo presto. a presto. Ciao. Ciao ciao.